Montaggio, supporto base guida in battuta su fermo meccanico. Montaggio guida su supporto base e messa in spinta fino a fermo meccanico. Estrazione pannello retroilluminante. Bloccaggio tramite magnete ed accensione pannello retroilluminante. Estrazione della telecamera. Inserimento del cavo di collegamento dati. Posizionamento su supporto porta telecamera. Accensione sistema VOS. Attivando il pulsante mirino, si visualizza un puntatore che viene proiettato esattamente nel centro dello schermo. Questa funzione serve per un controllo rapido della centratura della telecamera rispetto alla punta di centraggio fornita con il banchetto. Con il tasto Cambia colore, si possono variare i colori dei profili e delle scritte visualizzati nel monitor del sistema VOS. Con i tasti Zoom più e Zoom meno si può ingrandire e rimpicciolire fino a 3x l'immagine per poter verificare eventuali errori, anche minimi. Questo pulsante serve a riportare l'immagine alla grandezza di partenza. Utilizzando questi tasti si può verificare lo scostamento della sagoma rispetto al centro ed il valore assoluto viene visualizzato sul monitor. Utilizzando questa funzione è possibile scattare uno screenshot di quanto visto sul monitor ed eventualmente salvarlo nell'archivio di sistema. Con questa funzione si può esportare un report direttamente su pendrive USB contenente l'immagine, il nome dell'utente che sta utilizzando il sistema VOS Plus, la data, l'ora e il nome del profilo caricato. Con questa funzione il programma disegna a monitor quattro diagonali che servono per calcolare la distanza della sagoma dal centro. Il software del VOS Plus indicherà a monitor, mediante delle frecce direzionali, dove la sagoma andrebbe spostata per essere perfettamente centrata. Con questa funzione si regola la luminosità in base alle esigenze del luogo. Con questo tasto, il software calcola automaticamente la luminosità per un comfort visivo ottimale. In ogni caso, è comunque possibile reimpostarla manualmente. Con questa funzione, il supervisor può creare, gestire o cancellare i profili VOS. Oltre ad i 6 profili standard già precaricati, si possono importare files DXF, con possibilità di cambiare il gap direttamente da software. Un profilo di riconoscimento forme, inoltre, permette la massima flessibilità di utilizzo. Con questo tasto si caricano i profili del software precedentemente creati dal supervisor. Utilizzando questo tasto si rilascia il profilo precedentemente caricato. Questo pulsante consente l'accesso al sistema VOS ai vari operatori attraverso una user ID ed una password. Questo livello di permessi ha accesso alla grande maggioranza delle funzioni del sistema, ma non può cancellare o modificare i profili precaricati. Può alterare i gap, ma non salvarli. Ciò permette la massima sicurezza su dati e profili del sistema VOS Plus. Il supervisore ha accesso a tutte le funzioni VOS,
compresa la possibilità di caricare, gestire e eliminare profili, operatori e backup. Con questa funzione si possono caricare i report precedentemente salvati nel sistema VOS. Con questa funzione si attiva l'assistenza in remoto. Con questo pulsante si apre una pagina di settaggi che variano le funzioni del sistema VOS Plus. Cambio dell'ottica, della lingua, salvataggio e ripristino da backup e, solo per il supervisore, la gestione degli utenti. Simulazione centraggio rulli.